Rumore di vomito. Questo è un complotto. Tururu. Here we go. Bella raga, ben ritrovati in questo gioco che è Tobia and the Dark Shatters. Perché diciamo che questo è il buon zio Tobia, che dopo che aveva, diciamo, finito di riempire la fattoria con gli animali, ha deciso di iniziare a fare il cavaliere. No, in realtà sto gioco è un gioco indie che è stato sviluppato. Cazzarola. Ok. È un gioco indie che è stato sviluppato in 14 anni da un ragazzo. Perché lui ha iniziato quando aveva 14 anni e ha finito, pensate, all'età di 17 anni sto gioco. Di 27 anni. E così niente. Questo è il gioco che si chiama Tobia, che è il nome del pupazzetto, e The Dark Shatters, che faceva figo. E la cosa divertente di questo gioco è che praticamente non ci stanno livelli uguali agli altri, cioè ogni livello è diverso. E poi che ha fatto sto genio di Tobia? Dopo 14 anni, cioè si chiama Tobia lui, questo genio l'ha fatto dopo 14 anni di sviluppo di sto gioco, lo mette in download gratuito, quindi lo potete scaricare tutti dal suo sito, che è Tobias Games, che poi comunque vi metterò in descrizione. E niente, oddio, ho sbagliato, dobbiamo raggiungere la porta. Cioè, avevo già fatto un altro video, però è venuto registrato male, quindi l'ho dovuto rifare. Quindi fino al livello a cui devo arrivare, so come ci si arriva tranquillamente. Okay, ho sbagliato, benissimo. Ho sbagliato. Vabbè, perché questo era perché sapevo benissimo come ci si arrivava, no? La dimostrazione pratica. Che fa gli sborroni non è mai un'ottima cosa. No, raga, non fate mai gli sborroni. È sempre un gioco indie pronto a sputtanarvi. E quindi ho perso pure una pozione della vita. Bene. Niente. Abbiamo perso questa occasione. Dopo proviamo a ritornare. Intanto raccogliamo il pennello magico. Tururu. E questo ci servirà al prossimo livello. Ok. Oddio, perché non picchi? Oddio, sta allargando. Ok. Però non mi serve questa volta. Questi foruncoli viola non si possono uccidere. Allora, andiamo. Ecco, rientrando posso andarmi a prendere la vita che non ho preso prima. Yeah! Allora, il raffreddore è sempre una brutta bestia. Ok. Ok, tranquilli, ce la possiamo fare. Ma, vanco.
Oh, dai, piano piano. No, vabbè. Questo è un complotto perché sono tornato indietro a prendermi la vita, quindi mi devono levare la vita. Ok. Oddio, rumore di vomito. Oh. Ucciderò. Aspetta, andiamo a prendere la vita. Sei morto, bastardone. Ok, ok, ora premiamo uno e attiviamo il nostro pennello con il quale spareremo. Che io però già più o meno conosco la strada perché ho detto, avevo già fatto un video prima ma è venuto male. Ecco, appunto perché ho parlato. Dai, me lo merito. Oddio. Vado a intuito. No, dai, vi coloro la strada per far... No, sono un coglione. Poi ho scoperto, diciamo, che pennellando queste cose che sono fatte a forma di mostro, infatti noi diciamo, ma se c'è un bug, in realtà, se tu li pitturi, loro prendono vita. Quindi io pitturo pure lui, perché non è giusto che rimanga senza vita. Però poi lo uccido. Allora, andiamo ad attivare la leva. Che poi la cosa fighissima è che si gira mentre... Mentre tu, cioè, proprio si gira. E quando lo fai girare. E se il gioco in 2D è fighissimo. Ok, ci ha buttato via il pennello. Ah, gli occhi laser della malora. Prendiamo la roccia. Sarebbe stato più divertente il video di prima perché era proprio il primo gameplay che facevo su sto gioco e faceva troppo ridere, però non si sentiva la mia voce. Quindi semmai alla fine del video vedrò se mettervi degli highlights o no. Oh. Eh sì, vabbè. Oh. Ah, qui ci sta la parte maledetta. No, ecco. L'ho rifatto anche stavolta, non ci posso credere io. Quindi devo uscire dal gioco e rifarlo. Cioè, vi rendete conto? È la prima volta ever che mi succede sta cosa che mi cade la pietra così. Ho sbagliato! Ma la testa è passata di qua. Allora, soldi. No, vabbè, non ci posso credere. Ma cagare. Oh, raga, ce la farò. Sapevo che comunque doveva esserci qualche tocco. Poi c'era la seconda volta che li facevo queste cose.
logicamente ci stanno gli intoppi, perché io non sono un pro gamer, ma non so capace manco a giocare ai giochi stupidi. Nonostante credo questo non sia per niente un gioco stupido. Allora, vediamo. Oh! Niente, c'ho il giocatore rincoglionito. Allora, dovete saltare al volo qua dietro. L'unico modo per... No, vabbè. Che deficiente. È una persona stupida. Devo rifarlo un'altra volta. No. Perché a me? Che ho fatto di male? Dai, dai! Credo in te. Ora dobbiamo premere il tasto indietro e S subito al volo. No, perché? Perché? Un'altra volta! Non ci posso credere, raga. Cioè, ci deve essere qualcosa. Mi sto veramente innervosendo. Ragazzi, non ci riesco manco stavolta, ti giuro, lascio perdere. Ce l'ho fatta. Ok, questa era l'unica tecnica per superare sto livello. Che poi è infimo sto livello, perché adesso arriva una palla gigante da dietro e tu non te la aspetti. Ho superato il pericolo, invece il pericolo è sempre dietro l'angolo in questo gioco. Ecco, e siamo arrivati al mostro finale, per fortuna. Non ce la facevo più. Dobbiamo stare attenti alle palline verdi. Sono molto cattive, oddio. E dobbiamo anche stare attenti ai test di laser. Questo è un test di laser. Ho preso proprio il laser in pieno, fortuna che lo sapevo, pensa se non lo sapevo, cioè. Ok. Qua dovrebbe arrivare il nostro aiuto in ausilio delle pietre. Delle pietre per tirare, eccola. Ok, abbiamo rotto la testa di laser, almeno una testa di laser. Ragazzi, ho perso troppa vita. Cioè, se fallisco questo livello devo ricominciare da capo. Che non va per niente bene. Ci metti anche tu altra testa di laser. Oh, oh, oh. Oh mio Dio. Sono rimasto con due cuori e mezzo.
Abbiamo rotto entrambe le teste di lace. Mo sei incazza? Quanto sei incazza, mo? Senti la musichetta. Oh, cazzo, mi fa il deficiente. Ciao! Wow wow wow, cazzo! Perché non c'ha un'opzione per correre sto pazzetto? Sono fottuto! No raga, sono veramente fottuto. No! Perché? Vaffanculo. Quindi devo ricominciare da capo sto livello. Non c'è mai. One more try. No, no! Sono incazzatissimo, lo devo finire in 6 secondi. Vaffanculo. Prendi sta cazzo di pietra. Corri. Tobia, te e tutta Mortacci 2 e tutta la fattoria del zio Tobia. Dai, veloce che c'ho tempo da perdere. Vabbè. Ma perché non salti più? Stai in sciopero. Sono io che cioè, giochi in sciopero. Ok, se non supero questa subito. Wow! Grande, grande Tobia, grande. Senti che rumore assordante. Tutti i sassi che cascano. No, no, no. Vaffanculo. Il nostro mostro con le teste di laser. Scherzavo. Ah, non mi avrete mai. Vai, il mio sasso. Eccolo. Ah. L'uomo che andava incontro ai laser. Ok. Viene da essere di laser. Facile, io
aiutatemi. Non è possibile, non posso morire così. No, mi sono dimenticato molto meno. No! Oh, un'altra volta no, non ci posso credere, raga, porco. Oh, raga, da oggi dobbiamo fare record. Record, questa è la parte del record, 6 secondi, più veloce del mondo. No. Ho ancora i tasti, sono 20 volte che ci gioco. Ecco. No, non ci posso credere, mannaggia qualcuno. Vaffa culo. Esci. Ho fatto un casino. Ho rotto tutto. Ci sto ancora? Ok. Esci. Ricominciamo sto livello. C'ho un sacco di cuoricini adesso, non posso perdere. Wow. Guarda quanto sono veloce, qua. Fallo di tappa, fallo di tappa. Che non è il super satan nello spazio, perché davvero faccio difficoltà. Io odio il raffreddore e per questo ce l'ho
dai, un pezzo di merda, sei un gran pezzo di merda. No, non è ancora finita. Pensavo di sì. No, pisciato in modo clamoroso. Ma vieni, dai, regà, quanto cazzo so forte, quanto so forte. Comunque regà, se il video vi è piaciuto, vi ha divertito o qualsiasi cosa, lasciate un mi piace qua sotto. Se vi va, iscrivetevi al canale. E prossimamente farò un video sui cappelli che mi è stato richiesto sulla mia pagina Facebook, in quanto io amo i cappelli. E niente, ci vediamo al prossimo video. E in programma ci dovrebbe essere anche un altro gameplay su All Points Bullet. Non so se lo conoscete, che è un gioco free to play che si trova su Steam. E niente, per questo video è tutto. Sempre forti. E se sentimo, un bacione a casa. E comunque, bella. Grazie di avermi seguito su sto gameplay. E non so, però, se volete lasciarmi qualche commento, se non so, per darmi qualche consiglio, qualcosa, sempre fa piacere. Vabbè, raga, il prossimo gameplay su Tobias and the Shatter of Dark. Bella. Un bacio.